cosa c'è? E cosa c'è, patacchietto? E cosa c'è, amore? E che ti serve? Come? Come? Ti senti solo? E perché? E c'è la mamma. Non ti basta. Vuoi qualcun altro? Pure tu hai ragione, patacchio. Effettivamente hai ragione. Ci sarebbe da lavorarci un pochino nel trovare... Come? Adesso? Vuoi che vada adesso? Ma c'ho da fare la casa. C'è qua... Viviamo in un cubo. Adesso, per forza. Per forza. Va bene, amore, va bene. Va bene, patacchietto, va bene. Allora adesso mi metto subito a lavorare, a fare le cosine che ci se... Ma ciao! No, vabbè, scusate. Cioè, ci ho provato, eh. Ci ho provato fino alla fine a fare sta cosa. Però non c'ho... Ma salve a tutti! Io sono Spina e bentornati sulla Vanilla. Siamo nella Vanilla 2K21, la Vanilla protagonista delle live viola, dove potete vedere Lion, me e tutti gli altri giocare su questo fantastico mondo che si sta riempiendo di cose appartenenti a tutti, tranne che a me. E questo, francamente, è una cosa che andrebbe un po' risolta. E voi direte, scusa, ma perché tu non ti stai costruendo qualcosa? Perché ancora vivi in quella bettola così come ci vivevi anche l'altra volta? È presto detto, ragazzi, è presto detto. È veramente molto semplice da spiegare. Perché dovete sapere che durante le live io cerco di aiutare Lion con la sua ziggurat. Perché mi fa un po' tenerezza, perché poro cocco non è che sia così, cioè, insomma, è bello fare le cose, però insomma, non è che può stare dietro a tutto. E allora dico, vabbè, adesso gli do una mano io. Il problema è che dando una mano a lui, non mi do una mano a me. Ed è un po' problematica la cosa. Quindi, diciamo che utilizzo il tempo che non sfrutto per quello, per fare... Raga, lo so, faccio schifo. Avrei dovuto fare delle cose, non ci sono riuscita. Cioè, la ziggurat è bellissima laggiù in fondo, non si vede da qui. Però cercherò di lavorarci, promesso. Però, per il momento, se vi ricordate, nello scorso episodio vi ho raccontato che il mio obiettivo sarebbe quello di creare un negozio dove vendo animali, tutti gli animali, tutti, tutti, tutti. Dove creo questo negozio... dove vendo animali, e quindi una delle cose che mi serviranno, oltre all'edificio, oltre alle coltivazioni terrazzate, che a sto punto mi inizio a chiedere se mai ne vedremo, servono gli animali. E vuole il caso che io ho trovato sta meraviglia qua, tutta naturale al 100%, signori. Vendere o comprare o... com'era? Vabbè, lasciamo stare. Comunque, questo posto veramente meraviglioso, che io mi sono detta, cavolo, ma questo qui è veramente bello come posto. Quasi quasi lo uso io per metterci dentro i miei animali, finché non avrò un posto un po' più, come dire, consono al contenimento di animali, quali il mio edificio che ancora non c'è. Che meraviglia. Allora, questi cavalli sono ad esempio bellissimi. Vedete, sono veramente meravigliosi. Questi sarebbero un perfetto articolo da aggiungere al mio negozio. Il problema qual è? Eccolo là. Lui è perfetto. Il problema è che lui, come loro, come i gatti, non è che si possono prendere con qualcosa. Cioè, non è che tipo io ho i semini qui, faccio cichi 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 pollo pollo e pure vieni con me, vieni piccolino. Non è che posso fare così e mi seguono. No, perché questi sono animali selvatici che l'unico modo in cui ti possono seguire è quando li addomestichi. Quindi c'è da trovare una soluzione, c'è da lavorare a una possibile soluzione. Oddio, come sono carini. C'è da lavorare a una possibile soluzione. Una possibile soluzione che ho pensato è o utilizzare delle barche. Però diciamo che il metodo barca funziona barra non funziona. Proveremo anche quello, per carità. Però il metodo barca funziona e non funziona, per il semplice fatto che il metodo barca, nel momento in cui tu devi salire, non puoi salire. A scendere puoi scendere, a salire non puoi salire. Vediamo un po' se mi seguono. Poco bravi, amori miei. Siete veramente una gioia. Ecco qua. E tu, tesoro? E tu, niente. Ecco qua. Questo qui è il nuovo allevamento di Spina. Vi metto anche un po' di luci. Guardate che bello. Poi ovviamente lo miglioreremo. Però per il momento io penso che sia veramente adorabile.
E ve ne state qua, guardate che bellini. Allora, finché si tratta di animali come loro, come i polli ad esempio, non è un problema, perché basta che metto un paio di semini e loro stanno qui. Oltretutto, fatemi levare un po' di... Ce l'ho la pala? Ce l'ho la pala. Ovviamente ho la pala. Allora, mettiamo un po' così. Ecco, perché non voglio che ci siano brutte creature che vanno a dare fastidio ai miei piccolini. Però nel momento in cui servono degli animali del genere, stavo dicendo, selvatici, come si può risolvere il problema? In realtà si può risolvere in un modo abbastanza semplice. Semplice ovviamente per modo di dire, raga, perché non è così. Non è esattamente semplicissimo. Il modo migliore per risolvere questo problema è farsi un laccio. Ora, il laccio non è proprio facile da fare, perché servono gli slime. E gli slime sono piuttosto rari. Mamma mia, pensavo fosse un Enderman, invece era un cavallo. Tutto bene, tutto bene. Gli Enderman sono... scusate, gli slime sono molto rari, perché si trovano in caverna a profondità particolari, oppure, e qui effettivamente siamo un po' fortunelli, si trovano nella palude. E voi sapete bene che abbiamo delle conoscenze che vivono proprio nella palude. Quindi la mia intenzione è quella di andare ad esplorare la palude per vedere se riesco a trovare qualche slime che possa portarci, che possa darci le palline che ci servono. Ce ne basta una. In realtà, allora, in realtà mi servirebbe più di un laccio, perché... Oh madonna, che paura. Vedi che c'era l'Enderman? Ce n'è solo... Ce n'è uno. Ce n'è sempre uno. Ma io ogni volta il cavallo lo scambio per un Enderman. Va bene, Anna. Quindi ci serve questa pallina di slime per... Cosa c'è? Ecco, vieni. Seguimi. Oddio, sta arrivando anche la notte, raga. Allora, per fortuna siamo soli, quindi non dovremmo avere problemi. Però voglio portare almeno queste due mucche in salvo. Per qui sarà difficile. Aspettate. No, non è vero, non sarà difficile. Mi seguite? Tutte e due? Venite? Venite? Ci siete? Bravissime. Dai, che ormai abbiamo elaborato la tecnica. Brave. Tutte e due, bravissime. Venite? Venite, opla. Bravissime, quanto sono brave. To, to e to. Eccole là, e hanno fatto anche il cucciolino. Che belle, che brave, che belle, che brave. Allora, questa sarà la mia zona di coltivazione. L'ho messa un po' lontana da casa, perché casa al momento non è molto affidabile. Ve lo dico proprio bello chiaro e tondo, non è molto affidabile, perché comunque è solamente un cubo di legno, non sia mai ci casca un fulmine, prende tutto fuoco e mi prenderebbero fuoco anche gli animali e ci rimarrei male. Ora, la prima cosa che andiamo a fare è dormire, andiamo a dormire, così ci sono mostri, un botto di mostri. Allora, tu, così, 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 ecco, dormiamo insieme. Ah, giusto. Il gatto, ho scelto il nome... Com'era? Raga, come... Oddio. Raga, mi sono dimenticata come ho chiamato il gatto. Cioè, l'ho chiamato prima e adesso non me lo ricordo. Sono scarsa, ragazzi. Sono scarsa. Chiedo umilmente perdono per questa cosa. Non mi ricordo come ho chiamato il gatto. Raga, abbiate pazienza. Non mi uccidete. Non mi ricordo come ho chiamato il gatto. Pace. Ovviamente scrivetemelo nei commenti, perché Anna è un po' rintronata. Ricordatemi nei commenti come ho chiamato il gatto, perché non me lo ricordo. Però va bene. Allora, intanto però, se vedete, io ho raccolto un po' di legname. Ne ho raccolto abbastanza, perché questo sarà il legname che ci servirà come base per poter costruire la nostra casa, che vi ho detto la voglio un po' in stile orientaleggiante. Dovrà essere bella se possibile. Ho cercato, vi confesso una cosa. Allora, su Minecraft io ho qualche difficoltà nel costruire, nel senso che spesso mi capita di avere poca ispirazione, perché comunque su Minecraft ti devi fare dei piani molto vasti su come fare le cose. Quindi diciamo che ho cercato un pochino su internet un po' di ispirazione per vedere un po'
come fare la mia casa in stile orientaleggiante. Ho trovato qualcosa di veramente molto grazioso, quindi cercherò di prendere un po'... Oh no. Patatoccio, che ce fai qua? Oh signore. Allora, questa cosa non doveva succedere, perché io ovviamente mi sono messa a dormire e l'ho lasciato in piedi. Porca miseria, ti devo lasciare nella ziggurat. Vieni amore di mamma, vieni dentro. Bravo cucciolo. Allora, mettiti sul lettino. Bravo amore mio. Rimani così, ok? Non ti devi muovere, va bene? Ok, allora aspettate, metto un cartello. È importante perché sicuro se no Lion se lo trova, si impanica e me lo uccide. Allora, questo è il gatto di Anna. Per favore, non uccidetelo. Ok, perfetto. Amore di mamma, rimani qua, porca mettai. Lo sapevo che facevo un danno. Io spero veramente con tutto il cuore che non succeda niente al gatto. Intanto vi faccio vedere un attimo, questa è la ziggurat a cui ho aiutato un po' a lavorare. Qua stiamo lavorando un po' a cose, idoli, non vi posso dire niente. Poi qui abbiamo invece il tribunale, molto bello. Ovviamente... Tutte queste cose, voi se seguite le live alle 19 tutti i giorni tranne la domenica sul canale Viola di Lion, se non vi va di cercarlo basta che cercate Lion VGF Live, lo trovate subito. Tutte queste cose se voi seguite le live le avete viste anche durante, cioè in costruzione, quindi mi raccomando venite a trovarci in live perché ci piace avervi. Ci piace stare con voi, fare cose insieme, così abbiamo anche la possibilità di parlare con tranquillità quando non c'è gente che spamma, ovviamente. Quelli sono maleducati, però io so che voi, miei sbanonelli soprattutto, miei sbanonelli, voi siete educati, quindi so che verrete, ci verrete a trovare, faremo delle belle chiacchiere, guarderete un po' che cosa facciamo. Intanto qui dove siamo? Qui siamo al villaggio dei Rimasugli, che è stato colpito da una catastrofe, ovviamente anche questo è successo in live, un po' in live, un po' in video, credo, cioè succede di continuo. Lì c'è un mulino a vento meraviglioso che io volevo tanto farlo anch'io, però vabbè, sono stata lenta, ci può stare. Quindi noi dobbiamo attraversare il villaggio questo qua, sperando di trovare degli slime. Io... Con la sfiga che mi ritrovo, soprattutto perché magari dovevo farmi una barca per navigare qui nella palude. Con la sfiga che mi ritrovo, secondo voi li trovo gli slime? Ovviamente no. Ho approfittato della crafting table per fare una barca, perché altrimenti col cavolo che riusciamo a navigare. Mi sono informata un pochino. Allora, dice che gli slime si possono trovare nelle paludi, però ad un'altezza compresa tra 50 e 70. Ora, io non so se si trovano di notte. Intanto sto depredando dalle ninfee, però va bene. Non so se si possono trovare anche di giorno. Per quanto riguarda l'altezza, in teoria dovremmo essere più o meno giusti, perché siamo ad un'altezza di 62. Altrimenti significa che ci tocca scavare. E questo potrebbe non essere bello. Cioè, ve lo dico, potrebbe non essere bello scavare perché non è divertente, però potremmo essere fortunati nel trovarne qualcuno. Il problema è che io non so se dobbiamo aspettare la notte. Cioè, che ore sono? Sì, è mezzogiorno. Come facciamo? Dobbiamo aspettare la notte. Io ho aspettato, raga. Io ho aspettato perché veramente ho scavato, non ho trovato niente. Niente, cioè... Lo sapete già che io sono sfigata di mio, però almeno mi speravo di poter trovare una caverna. Niente. Cos'è una pecora? Una pecorella. Non mi interessa. Non mi interessa. Le pecorelle non mi interessano. Ci sono anche i polli. No, non mi interessa niente. Io sono qui per trovare gli slime. In teoria siamo anche nell'altezza giusta. Devono comparire gli slime, per favore. Per favore. Cioè, allora, a me è capitato veramente rarissime volte
di vedere uno slime e oltretutto anche nelle versioni precedenti. In queste io non so manco se... Cioè, dov'è che lo trovi? Nell'acqua? Fuori dall'acqua? Ma lo trovi davvero? O lo trovi per finta? Aia! Tu sei un maleducato intanto. Ecco. Pure tu sei un maleducato. Dai, per favore, mi servono gli slime, non mi servono a me i cavoli qua, gli zombie. Dai, madonna santa. Dai, per favore. Ok, ok, mi avete intrattenuta, mi avete fatto passare un poco di tempo. Dove sono gli slime? Per favore. No, allora. Cos'era? Ho sentito un sussurro? O erano le cuffie che strusciavano contro la mia felpa? Per favore ditemi... Mamma mia, quanti Enderman! Ma cos'è? Me ne vado, me ne vado, me ne vado. Mamma mia. Cioè, se mi portavo il gatto qui era finita. Allora. Scheletri, ragni, acqua. Raga, non li trovo. Io non voglio chiedere all'aglio. Allora, io me ne sono andata dalla Ziggurat perché ho detto, devo farlo da sola. Qualcosa lo posso fare da sola? In realtà non mi è riuscito tanto bene, perché tipo pure quando stavo nelle live dicevo no, adesso vado a costruirmi le mie cose, e poi stavo invece sempre con Lion perché volevo aiutarlo, perché mi dispiaceva. No, devo fare le cose da sola, ok? Non devo chiedere, perché Lion ce li ha i lacci. Io lo so che ce li ha. Me l'ha anche detto, mi ha detto ma guarda che ce li ho io i lacci, non è che serve che te lo vai a cercare da sola. Però ho detto no, ce la devo fare da sola, va bene? Ce la posso fare, non è che sono così scarsa. Posso trovarlo lo slime, posso farmelo il laccio da sola. E mi guarda che non ci riesci. E io ho detto no, ce la faccio. Però adesso non sto trovando gli slime, raga, per favore. Dai, io non voglio. Cioè ci sto perdendo tutta la notte dietro a sta cosa. Questi sono maialini. Dai, raga, per favore. Non ne trovo. Non ne trovo, raga, non li trovo. Io non voglio chiedere. No, non voglio chiedere. Oh, non voglio chiedere al Lion. Ok, 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 allora. Intanto il nostro allevamento è iniziato, perché abbiamo già polli e mucche, che comunque sono molto preziosi. Anche perché spesso e volentieri diciamo che gli altri abitanti hanno perso i loro animali perché hanno esagerato con le coltivazioni e con gli allevamenti intensivi, ok? Quindi già un pochino di mercato ce lo possiamo avere. Però, per fare quello che voglio fare io, che è una roba molto più seria, molto più allettante oltretutto, perché metti che tipo uno vuole un cane, io lo posso procurare. Però mi servono i lacci. Quindi, cioè, che faccio, raga? Io mi metto in mezzo all'acqua qua. Non ci sono slime? Non ci sono slime? Porca miseria! Raga, ditemi voi nei commenti, che faccio? Provo ancora... Raga. Ragazzi, dov'è? L'ho visto. Uno slime! Provvidenziale! Non mi toccate lo slime. Gli slime! Tu te ne vai. Tu te ne vai. Tu te ne vai. Mamma mia. Gli slime. L'ho trovati. Ce la posso fare da sola. Sì. Mamma mia. Mamma mia. Non devo spammare gli attacchi. Non devo spammare gli attacchi. Me lo devo ricordare. Signore e signori, Anna ce la fa. Proprio, mi stavo per arrendere, mi stavo per arrendere, lo sapete che mi stavo per arrendere, ma poi ho detto no, io ce la faccio da sola, io ce la faccio da sola, mamma mia, Anna ce la fa da sola, Anna ce la fa da sola, capito? Aspettate un attimo, mamma mia, porca miseria, mamma mia, Gambe. Mamma mia. Cioè, allora. Raga. Cioè, voi vi rendete conto di cosa è appena successo? Non solo Anna ce la fa da sola, ma Anna è riuscita ad ottenere
anche un laccio, perché lì c'è morto un trader. C'è morto un mercante villager di quelli che trasportano i lama. Quindi Anna non ha bisogno di nessuno. Anna ce la fa da sola. Mamma mia, Anna ce la fa da sola. Mamma mia, non ci posso credere, mi sto per commuovere. Anna ce la fa da sola. Mamma mia, io lo so che è grazie a voi, io lo so che è grazie a voi, perché voi, cioè, avete, io lo so che avete detto, no, 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 tu ce la fai, c'è un buco, una casa, mi acquatto un attimo qui, grazie, ok, lo so che è grazie a voi, lo so che, grazie, perché voi ci avete creduto, voi lo so, ne sono sicura, che voi avete detto, no, ce la fai, grazie, siamo a cavallo, adesso può iniziare veramente la missione. Anna apre il suo negozio di animali. Io vi ringrazio tantissimo. Lo so. Grazie. Grazie. Comunque, io direi che per questo episodio abbiamo veramente ottenuto il massimo che potevamo ottenere. Quindi, per il momento ci possiamo fermare. Vi ringrazio ancora tantissimo di aver visto il video fin qui e di avermi dato coraggio, perché lo so che è grazie a voi. Per favore ricordatemi come ho chiamato il gatto, perché non me lo ricordo più. Sono una padrona schifosa, sono una padrona veramente disgustosa. E fatemi sapere cosa dovremo fare nel prossimo episodio. Io cercherò intanto di iniziare a tirare su l'edificio, perché so che può essere un po' noioso vederlo costruito, e soprattutto cercherò anche di farlo un po' in live. E a tal proposito, mi raccomando, veniteci a trovare, noi vi aspettiamo. E vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!